Associati olivicoltori, ben ritrovati alla 35esima edizione del periodico 3 settembre 2021. Il tempo scorre e anche nei nostri oliveti le olive stanno cambiando di colore. Sono entrate nella fase dell'invaiatura e vedrete che gradualmente, settimana dopo settimana, il verde diventa sempre più pallido e va ad associarsi ha un colore leggermente rossiccio e dopo nero. Come stanno i nostri olivi? Stanno bene, sono ben idratati e la vegetazione di un anno è cresciuta mediamente tra i 25 e i 27 centimetri. Pertanto uno stato ottimale, segno che la pianta dal punto di vista fisiologico ha una buona attività vegetativa. E ora andiamo a guardare i parassiti della nostra pianta dell'olivo, principalmente la mosca, perché in questa settimana sono diminuite le temperature, è aumentata l'umidità, ma soprattutto l'umidità all'interno della chioma dell'olivo. Cosa succede? Lo scambio termico fra il giorno e la notte va ad aumentare l'umidità che si deposita sulle foglie e si deposita anche sulle olive come rugiada, e questo porta a creare una idratazione alle olive stesse che sono ben più appetibili dalla mosca femmina che va a posare nell'interno le sue uova. Come difenderci? Negli oliveti in cui è stato effettuato un trattamento fitosanitario alla fine di luglio oppure verso la metà di agosto è necessario intervenire perché abbiamo trovato infestazioni tra il 3 e il 6%. Nel periodico abbiamo riportato anche tutti gli areali produttivi con le percentuali di infestazione. Bisogna pertanto attuare un intervento fitosanitario. Cosa usiamo in questo momento qua? Abbiamo come sostanza attiva l'acetaprimida, però guardate che è possibile utilizzare anche delle esche avvelenate. E su queste esche avvelenate abbiamo portato tutti i riferimenti del nostro periodico. Per semplificare possiamo dire che possiamo usare l'Epic SL oppure il Kestrel, oppure possiamo inserire anche all'interno delle nostre linee di difesa l'Exerel Byte 2021 che ha ricevuto da poco tempo l'immissione sul commercio autorizzato dal Ministero della Salute. Chi invece adotta una difesa fitosanitaria ad indirizzo d'agricoltura biologica prosegua la copertura delle piante di olivo utilizzando lo spinosad. Anche in questo caso può utilizzare delle esche proteiche o aggiungendo della deltametrina. Vanno controllate poi le coperture per chi utilizza naturalmente degli imbrattanti quali caolino, quali bentoniti, perché le piogge, anche se deboli della settimana scorsa, potrebbero aver dilavato il prodotto. Parassiti fungini. Le aumentate ore di bagnatura e le temperature mediamente miti danno la possibilità all'occhio di pavone, alla cercosporiosi e alla lebbra dell'olivo di andare ad aggredire le nostre foglie e i nostri frutti. Ricordiamoci che in questo momento qua è importante intervenire con un intervento fitosanitario a base di prodotti rameici. In questa edizione abbiamo inserito anche un capitolo dedicato alla potatura verde orimonda estiva. A proposito, allegato al periodico ci sarà anche un filmato che va ben a declinare tutte le attività che si devono attuare all'interno di un oliveto per attuare i tagli cesori necessari. L'attività di rimonda è un'azione che va a completare le normali pratiche agronomiche di potatura e sicuramente entrerà come fondamentale nei prossimi anni. Abbiamo anche inserito due diagnosi per immagine all'interno del periodico mandate da foto di nostri associati. Sono interessanti, andate a leggerli e intanto un buon a risentirci alla settimana prossima. Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.